Perditi tra le dune del deserto. Bevi il tè con il bianco coniglio. Ed esplora una vera nave pirata. Viaggia insieme a noi con il nostro nuovo libro, Il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique. Prenotalo adesso. Dal 10 marzo in libreria. Ha messo un mio segreto tra le pagine. Veramente una tua foto. Dobbiamo trovare quella foto. Scopriremo la vera faccia del Dottor G. Allora il libro sarà salvo. Vado a distruggere il loro libro insieme al Dottor Genio. Hanno finito di stampare i libri e domani arriverà a casa nostra il primo libro completo. E nel libro ci sarà anche la foto con la vera faccia del Dottor Genio. Eccolo! Aprilo, dai, sbrigati! Lui è il Dottor Genio. Siete pronti a vedere il Dottor Genio? Ebbene, è lui il Dottor Genio. Senza maschera. Eric, che succede? Che succede? Ho vinto io, insieme. Eric? Eric? Ehi, Eric! Eric, sveglia! Perché stai dormendo sul tappeto? Eric! Ai, che male la testa! Tirati su, Eric! Ti senti bene? Ma che è successo? Oh, che botta! Ai! Ma perché sei caduto? Perché c'era il pavimento! C'era il pavimento? Ai. Che c'è? Come ti senti? Bene, grazie, tu! Sicuro? Sì, molto! Non riesci ad alzarti? Chi? Tu! Che cosa? Perché sì? Ehi, Eric, ma che stai dicendo? Smettila! Non ti capisco, mi sento molto molto confusa. Mi sento la testa che gira, gira e gira. Ti gira la testa? Sì. Mi dispiace. A me non gira la testa! Ecco, bravo, rimettiti in piedi. Forza, Eric! Riprenditi, smettila di fare in quel modo! Alzati! Non capisco che è successo! Sì, tranquilla, sto benissimo. Ok. Oh, ma tu perché sei così strana? Cosa? Io strana? Ti prego, Dominique, smettila di muoverti in quel modo, eh? Ma di cosa stai parlando, Eric? Non mi sto nemmeno muovendo! Eric, mi senti? Dominique, ti prego, stai ferma. Ma che ti succede? Ti stai materializzando. Ma che dici, Eric? Ma di che stai parlando? Sono qui! Sei buffa. Mi stai mettendo paura. Eric, riesci a vedermi? Sicuro di star bene? A me non sembra. Perché dondoli? Eric, ti sei bloccato? Eric, Eric. Ehi, Eric. Eric. Eric! Che faccia di gomma. Eric, riprenditi! Ah, che c'è? Oh, sei cambiata! Ti senti meglio adesso? Riesci a capire che cosa è successo? Io non sto capendo! Perché parli in quel modo? Ma in quale modo? Un momento, deve essere per forza successo qualcosa. Oh, mamma! Ok, calma, 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 ce la faccio. Cosa stavamo facendo? Deve essere per forza successo qualcosa, perché ci sentiamo così male? Ai. Oh, ma io per fortuna sto benissimo, tutto ok. Sì, certo, come no. Ok, adesso ti aiuto a tirarti su. Forza, afferra la mano. No, la mano. Riesci ad afferrare la mano? Salute. La mano? Ok, tira su. Ti appendi dietro. Oh, ci sono.
tranquillo, ok? Sto benissimo! Ok, fammi pensare, io mi ricordo che noi oggi stavamo aspettando la prima copia stampata del nostro nuovo libro! Te lo ricordi, Eric? No, non mi ricordo niente, anzi, questa è casa nostra! Oh, quante cose che abbiamo! Oh, Eric, cerca di ricordare, perché siamo così storditi? Allora, noi aspettavamo il libro, questo libro, però stavamo aspettando la prima copia stampata e completa. È bellissimo questo libro. E qui? Questo libro? Questo libro. Già, è bellissimo il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique. Aspetta, che giorno è oggi? Eric, manca solo un giorno! Domani, domani è il grande giorno! Il 10 marzo il nostro nuovo libro arriva in tutte le librerie, soprattutto a casa vostra! Finalmente domani, domani potranno averlo tutti, leggerlo, sfogliarlo e vedere quanto è bello! Anzi, se ancora qualcuno di voi non l'ha prenotato, prenotatelo adesso! Così vi arriverà subito a casa insieme a un regalo! Chi lo prenota riceverà anche la cartolina con le nostre firme e tanti adesivi! Basta andare su Amazon, cliccate nel link qui sotto. Tutto questo io me lo ricordo molto bene. Mi ricordo anche che noi stavamo aspettando che ci consegnassero il libro completo, perché tra le pagine è finita per sbaglio una foto con la vera faccia del dottor Genio. E noi stavamo aspettando con ansia il libro per scoprire la sua vera faccia. Finalmente, dopo tanti misteri. E poi che è successo? Tu ricordi qualcosa, Eric? Anzi, voi lasciate like sotto a questo video se anche voi siete curiosi di scoprire la sua faccia. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Sì, io mi ricordo che mi chiamo Eric e tu sei Dominique, giusto? Wow, bravo! Grazie! Oh, Eric, tu stai proprio male, ma che ti è successo? Però è già molto tardi. È strano che non ce l'abbiano ancora consegnato. Sono quasi sicura che abbiamo già ricevuto il libro. Eric, guarda! Guarda qui! Ecco cosa stavamo facendo, i disegni! E questa... una busta! Ma è vuota! È una busta delle spedizioni vuota! Dove è finito quello che era qui dentro? Io mi ricordo qualcosa! Cosa? Abbiamo visto la faccia! Cosa? Ma la faccia di chi? Abbiamo visto la faccia! Eric! Noi abbiamo visto la faccia del dottor Genio! Sì! Me lo ricordo anch'io! L'abbiamo vista! Davvero? Wow! Sì, sì, sì! Prova a ricordare! Ricorda, ricorda! Com'era la faccia? Com'era? Era... Com'è? Non me lo ricordo. Oh no 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 no, sforzati, sforzati, sforzati. Non possiamo non ricordarlo. Fammi pensare, la faccia del dottor Genio era... Non mi ricordo niente. Eric, deve per forza essere successo qualcosa qui dentro. Abbiamo visto la faccia e non ce la ricordiamo. E il libro è scomparso. No, davvero? Qualcuno ci ha rubato il libro. E perché? Chi potrebbe mai farci una cosa del genere? Dici sul serio? Non ti viene in mente nessuno? No, hai dei sospetti. Eric, riprenditi, torna in te. Tutta questa situazione ha a che fare col dottor Genio o col dottor Timothy. Ti ricordi di loro, giusto? Vagamente. Qui dentro in questa stanza è successo qualcosa che noi non riusciamo a ricordare, non so perché. Ma considerando il fatto che tu sembri stare molto male, deve essere qualcosa di brutto. Voi ragazzi ricordate qualcosa? Avete visto qualcosa? Cosa è successo? Per caso è entrato il dottor Genio qui dentro? Rispondeteci, scrivetecelo nei commenti. Vabbè, ma che problema c'è? Compriamo un altro libro, domani arrivano a tutti. Giusto! Quel libro è scomparso, ma possiamo averne subito un altro. Ne hanno stampate migliaia e migliaia. Basta contattare quelli della fabbrica del libro e digli che ce ne serve un altro subito, urgentemente. Perché noi dobbiamo scoprire quella faccia, la vera faccia del dottor Genio. E farla finalmente vedere a tutti quanti voi. Ci chiamo io, ci penso io. Fai fare a me. Dov'è il telefono? Ok, è là. Ecco. Che stai facendo? Che stai facendo? Eric? Pronto? Pronto? Parlo con la fabbrica dei libri. Mi serve un libro. Pronto? Non rispondono. Pronto? Eric? Pronto? Quello non è il telefono. Pronto? Pronto? Lo sai, vero? Come no? È una scimmietta! Una scimmietta telefono. Pronto? No, non è un telefono, è una scimmietta e basta! Ma cosa stai facendo, Eric? Torna in te, ti prego! Solitamente sei un po' strano, ma non così tanto! Riprenditi! Mi sto preoccupando davvero! Facciamo che ci chiamo io, ok? Pronto? Ehi, ciao! Abbiamo ricevuto il nuovo libro, però è scomparso. Insomma, potete inviarcene un altro urgentemente con spedizione molto veloce? Cosa?
Come no? Cosa? Digli che ce ne inviano 2, 3, 5. Sicura? Non ce n'è più nemmeno uno? Ma com'è possibile? Ok, grazie, ci sentiamo. Rick, la situazione è più tragica del previsto. E vabbè, se non ce ne possono inviare 5, va bene anche uno. Eric, concentrati e ascoltami bene, perché quello che sto per dirti è terribile. La persona che lavora alla fabbrica dei nostri libri mi ha detto che tutti i nostri libri che erano stati stampati sono scomparsi. Tutti. Non ce n'è più neanche uno. Oh, questa mi sembra una brutta cosa. Eric, mi capisci? Capisci quello che ho appena detto? Torna in te. Che c'è? Stai piangendo? Come scomparsi? Il dottor Ginio li ha distrutti! Allora mi capisci? Non so come ha fatto, ma il dottor Ginio ci ha fregati! Manca solo un giorno all'uscita del nostro libro e tutte le copie sono scomparse! Lui voleva distruggerlo dal primo giorno e ce l'ha fatta! E adesso è troppo tardi! Come facciamo a stampare di nuovo tutti questi libri in un giorno solo? Il mio libro! Ora mi ricordo! Il mio libro! Nessuno avrà il mio libro! Dai, Eric, non piangere, non fare così! Il mio libro! Dai, Eric, non perderti d'animo! Qualcosa faremo! Non so cosa, ma dobbiamo fare qualcosa! Ma doveva arrivare domani! Adesso sei tu che non ricordi! Sì, che me lo ricordo, me lo ricordo! Aspetta, mi è arrivato un messaggio! E ti sembra il momento di metterti a messaggiare? Guarda qui, è la nostra casa editrice, guarda! Cosa dice? Ci sono dei video, guarda! Dei video? Sembrano dei video della fabbrica. E c'è un messaggio, guardate qui, sì? I vostri libri sono tutti pronti per essere consegnati? Ne abbiamo stampato migliaia e migliaia di nascosto dal dottor Genio? Cosa? Facci vedere i video, apri quei video, vediamo! È il nostro libro. Sono tantissimi. Guarda che bello. Guarda, gli stanno mettendo la copertina! E per finire gli mettono un bollino con la nostra faccia! E quelli sono gli adesivi con le nostre firme! Hanno stampato anche gli adesivi! Non posso crederci! E di nascosto! Certo che potevano dircelo! Se ce l'avessero detto, il dottor Ginio in qualche modo l'avrebbe scoperto! Ecco perché non ce l'hanno detto! Il dottor Ginio non lo sa e quindi loro sono riusciti a stampare il libro tranquillamente! Questo significa che abbiamo vinto noi! Dottor Ginio, ti abbiamo fregato! Hai distrutto dei nostri libri, ma ce n'è tantissimi altri! Pronti per essere consegnati! Domani saranno in tutte le librerie d'Italia, proprio dappertutto, in tutti i posti dove vendono i libri! E soprattutto arriveranno a casa di tutti voi, di tutti quelli che lo hanno già prenotato! E che lo stanno prenotando adesso o nella giornata di oggi! Dominique, sono di nuovo felice! Oggi è una giornata strana, ma sono felice! Prima confuso, poi felice, poi triste, e adesso felice! Questo però significa anche che neanche questa volta riusciremo a vedere la vera faccia del dottor Genio, perché comunque almeno una cosa è riuscita a farla. Ha distrutto tutti i nostri libri in cui era stata stampata la sua foto. Però sono sicura che siamo riusciti a vederla. Solo che non lo ricordiamo, il dottor Genio deve aver fatto qualcosa. Ma forse pensandoci o con un po' di riposo ci tornerà in mente. Può essere! Io mi ricordo che era... Ti ricordi? Era... Com'era?
una faccia. E poi? Quando mi viene qualcos'altro ve lo dico. Ok, ci penseremo con calma. Ma adesso ragazzi, voi tenetevi pronti, perché domani scoprirete una storia incredibile che non avete mai sentito. Un'avventura che vi emozionerà tantissimo e che potrete vivere insieme a noi sfogliando le pagine del nostro nuovo libro. Noi non vediamo l'ora di vedervi col nostro libro tra le mani e di sapere che cosa ne pensate. Quindi quando domani lo avrete, fatevi una foto e taggateci sul nostro profilo Instagram di insieme.official. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma adesso Dominique, io ho bisogno di dormire. Svegliami domani quando ci saranno i nostri libri. Ok, va bene. Dove stai andando? Guarda che è di là la camera da letto. Ah, certo, sì. Vado. Non te lo ricordavi? Sì, certo. Là, giusto? Sì. Povero Eric. Escale! D'insieme, 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 d'insieme.